Un saluto a tutti i lettori di HD Blog da Adam MJ. Andiamo quindi a sbloccare il nostro terminale e a mostrarvi come si comporta e che tipologia di gioco è Captain America The Winter Soldier nella versione mobile. Captain America The Winter Soldier è uscito contemporaneamente su Android e iOS. Il costo è il medesimo, la differenza è che su Android hanno concesso la prova dei primi due livelli per poi valutare o meno l'acquisto del gioco. Gioco a pagamento che usa parzialmente la formula in-app, parzialmente nel senso che, come potremo vedere, anzi lo andiamo a vedere subito, i pacchetti di crediti acquistabili sono leggermente meno esosi rispetto ad altri titoli visti precedentemente, ma comunque decisamente molto alti a nostro parere. Il titolo in ogni caso pare possa essere giocato abbastanza agevolmente senza spenderci su. Andiamo quindi a vedere di cosa si tratta. Si tratta di un gioco decisamente arcade che cerca di inserire qualche elemento tattico all'interno. Questo team ovviamente dello Shield, unità Shield sbloccabili con il guadagno di monete ed esperienza, ci offrirà un aiuto prezioso, in quanto oltre alle abilità note di Captain America, la sua forza e il suo scudo, gli agenti Shield saranno decisamente utili per altre operazioni. Andiamo quindi a vedere un elemento importante del gioco prima di provare ovviamente una partita: la base Shield, dalla quale gestiremo tutti gli aspetti di aumento di livello, scelta, equipaggiamento e membri della squadra. Allora, ovviamente Captain America sarà potenziabile e avanzando tra i vari livelli potremo sbloccare nuovi vestiti. Per quanto riguarda gli agenti Shield, come potete vedere, ogni tipologia di agente avrà delle caratteristiche specifiche. Ovviamente nella sezione ricerca ogni unità potrà essere aumentata e potenziata per ogni parametro. Anche la base ci permetterà di godere, attraverso il potenziamento, di un team maggiore. Infatti, potenziando la base, il numero totale di agenti reclutabili sarà maggiore. Come vedete, le missioni sono a difficoltà crescente, proviamo a vederne una. Ovviamente c'è un po' di storyline che adesso saltiamo. Come vedete, nel caso della quinta missione avremo degli obiettivi specifici che ci permetteranno di guadagnare maggior monete riuscendo a centrare questi obiettivi primari. Nella seconda fase potremo selezionare il team in uso e andiamo a vedere il tipo di grafica. Grafica decisamente cartoon, che richiama al fumetto originale. Di conseguenza è molto carino da vedere, non parliamo di un dettaglio decisamente alto, ma nel complesso molto buono. Dopo un breve filmato di intermezzo, la nostra partita comincia. Come potete vedere, qua ci viene spiegato, in quanto abbiamo appena sbloccato l'operatore, l'utilizzo del potere, che ovviamente una volta sfruttato si ricaricherà e diventerà utilizzabile dopo un po' di tempo. In questo caso potremmo diminuire le difese nemiche per poterli affrontare meglio. Ok, come vedete la loro difesa è diminuita. Captain America avrà, oltre all'attacco classico, delle mosse specifiche che ci consentiranno di fare più danni, come un attacco a largo raggio con il pugno. Il controllo è di due tipi, potranno essere sfruttati contemporaneamente o da opzioni potremmo disabilitare o meno. Uno è punta e clicca, quindi di conseguenza la direzione sarà quella che noi impartiremo sul display, o altrimenti avremo un piccolo joypad virtuale sulla parte bassa a sinistra che ci consentirà un utilizzo di questo tipo se lo preferiamo. Tutti i poteri, sia dello Shield che di Capitan America, saranno utilizzabili tramite gesture touch sopra questi controlli sul lato destro, che man mano appariranno a seconda dei membri del team che stiamo utilizzando. Andiamo quindi avanti e vediamo un attimino il tipo di gioco. Per lanciare lo scudo, swipe nella direzione del nemico. Ovviamente non ci sarà un'interazione solo con i nemici, ma anche con molti oggetti dello schermo.
nel porre molta attenzione nel difendere i nostri agenti SHIELD e farli sopravvivere, ovviamente. Una volta selezionato un nemico, Captain America continuerà a colpirlo fino all'eliminazione. In questo caso era necessario proprio quel membro dell'equipaggio per poter interagire con l'oggetto. Il potere dell'artigliere che permette di sparare una raffica continua di colpi, come vedete, è molto utile per districarsi da determinate situazioni. Come vedete, qualche scatto ogni tanto, il gioco è appena uscito. E non, sono dei semplici glitch grafici che sicuramente verranno risolti nei prossimi aggiornamenti. Potenzialmente è ovvio che su iPad Air problemi del genere non dovrebbero esserci. Andiamo quindi a dare uno sguardo rapido alle impostazioni. Niente di particolare, siamo sulle classiche impostazioni Gameloft, quindi oltre alla lingua, i comandi che semplicemente vengono spiegati. La connessione ovviamente è Game Center per quanto riguarda la condivisione di risultati, Facebook per invitare altri amici in sessioni online che verranno, degli eventi specifici che verranno man mano sbloccati nel tempo. Per quanto riguarda l'aiuto, insomma, parlo dell'equipe e dello sviluppo del gioco, e nelle impostazioni potremo selezionare lo schema comandi come vi dicevamo inizialmente. Quindi. Questo è quindi Captain America The Winter Soldier nella versione iOS. Ricordiamo che è acquistabile da App Store a 2,69 euro. Per questa videoprova è tutto. Adam MJ vi saluta e ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti!